OS 2023 continua, ci troviamo allo stand di Caffè Borbone, magica emozione, e siamo in compagnia dell'amministratore delegato dell'azienda al suo esordio con Horecatv.it, Marco Schiavon. Marco, sei il benvenuto. Grazie, estremo piacere. E ora io ti devo chiedere, dal momento che la precedente intervista è stata al presidente operativo Massimo Renda ben un anno e mezzo fa, che cosa è successo in questi 18 mesi in casa Caffè Borbone? Sono stati 18 mesi molto interessanti, come sempre abbiamo portato sul mercato delle novità. L'anno scorso abbiamo introdotto una delle nostre prime miscele 100% arabica, si chiama Chicca, declinate nei vari sistemi, un po' come facciamo noi. Abbiamo introdotto la 50, che è metà caffeina, quindi una combinazione fra un caffè decaffeinato e un caffè, diciamo, a caffeina intera, e anche questo declinato sui diversi sistemi. E poi abbiamo presentato a maggio dell'anno scorso la crema caffè, una crema di caffè da consumare fredda, e ha avuto un successo enorme quest'estate, tanto che adesso ne riproporremo delle altre versioni. Ecco, io ho visto proprio qui in esposizione due nuove versioni, e allora parliamone, già che appunto lei hai citato quella che è uscita nel precedente periodo. Quali sono queste nuove versioni? Allora, la prima versione è una crema che si può bere sia fredda che calda, e sempre crema caffè. La si può tenere nel frigo o nel freezer per qualche minuto e bere col cucchiaio, prendere col cucchiaio, servita col cucchiaio, o calda, scaldata per pochi secondi nel microonde. E questa è una. Poi un'altra invece Baileys, a base Baileys, quindi è una partnership con la nota, come dire, maison, marca, etichetta di liquore, e quindi ho un contenuto di Baileys nella crema caffè, anche qui da consumare o calda o fredda. Ma le novità non terminano qui. Alle nostre spalle c'è la nuova macchina Moka, è la prima volta che accade una cosa del genere, per realizzare il caffè direttamente con le cialde Caffè Borbone. Intanto, come nasce quest'idea? Allora, l'idea, come molte delle idee di Borbone, nascono da Massimo Renda, perché racchiude tutta una serie di competenze e passioni. È una caffettiera dedicata alla cialda, quindi non è una caffettiera normale adattata, ma è dedicata, a partire dalla caldaia che vi posso far vedere, che è una caldaia che permette di scaldare l'acqua in soli 3 minuti. Poi abbiamo il filtro dedicato ed ospita una cialda da 44, una valvola che regge fino a 5 bar, per cui permette all'acqua di passare con la pressione per estrarre il caffè di una cialda. E poi, va bene, invece abbiamo la caraffa, che è abbastanza tipica, e possiamo fare da un super espresso moka, 2 e 3, in base al livello di acqua che si può mettere dentro la moka. Diciamo anche che è molto bella da vedere, è una tre tazze. Poi ho dimenticato di dire cosa c'è di grandissimo vantaggio. Dimentichiamoci il cucchiaino, dimentichiamoci di dosare il caffè, dimentichiamoci di lavarla, perché finito il caffè in 3 minuti, poi uno lo estrae, prende la cialda, come tutte le nostre cialde va nell'organico, una sciacquata sotto l'acqua ed è pronta per il prossimo caffè. Insomma, bisogna solo berlo. Bisogna solo berlo. Marco, grazie. Noi avremo modo di parlare prossimamente anche con il presidente operativo Massimo Renda. L'intervista con Massimo Renda è un must. Deve essere ai nostri microfoni anche lui quest'anno, così come fa dal lontano 2010, quando c'è stato il suo esordio televisivo con i nostri strumenti. Intanto grazie per la collaborazione e complimenti per tutto ciò che state andando a realizzare. Grazie a te, grazie a voi. Arrivederci.